che poco davanti alla scuola così. Ti vedo già borioso prima di cominciare. Bentornati a SOS Arezzo TV. Ciao Fabio, un po' che ti si vedeva. Appunto, io sono andato avanti con i nostri SOS, ho intervistato anche persone molto interessanti. Sì, da che punto di vista? Siamo parlati di alcolismo giovanile, abbiamo parlato di autismo, poi di che si è parlato di tante cose. Comunque, ci sei mancato. Sì, sì. Mi fa piacere. Senti, siamo qui in via Mochi. Davanti alla scuola medie sono? No, qui dell'infanzia, Filippo Lippi. Va bene. Vabbè. C'è un curioso passaggio a livello temporaneo. Passaggio a livello? No, scusami. Passaggio pedonale. Mancava solo il treno qui. Temporaneo. Però è rifatto su un passaggio di Dai. È la colpa tua. E parità. Su un passaggio pedonale esistente, come vedi, sotto è bianco, poi il lato è rosso, è sbiadito, anche questo biciallo non serve più niente. Ma come tu vedi, dalla parte opposta è impedito l'accesso. E c'è una catena. C'è a metà c'è addirittura un ferro piantato in terra e poi c'è la catena. Quindi di fatto non è accessibile. Cioè, per tu arrivi lì però devi girare. Sì, perché poi passare, vedi. Perché qui doveva essere qui. Qui sicuramente hanno fatto, vedi, hanno aperto qui forse per fare dei lavori, vedi che c'è la toppa qua. Sì, ma non vuol dire, è il passaggio per noi. Era qui davanti. Era qui. Appunto, però lì hanno fatto dei lavori e l'hanno spostato temporaneamente di qua. Non penso proprio. Non penso proprio perché lì sotto era rosso. E qui il passaggio per noi è sempre stato qui. Sì, le strisce erano qui. No, il rosso è lì sotto. Il rosso è lì sotto, ma perché le strisce erano lì. Il rosso avanti, il rosso dietro le strisce fa capire. Allora perché dillo a quel benedetto. L'hanno fatto questo. Dillo ai dipendenti del comune perché ha fatto questo qui, il passaggio pedonale più là, e l'hanno messo, quindi l'hanno messo addosso a quel paletto che ti evita, ti impedisce di poterlo usufruire Quindi le strisce andranno e tu vedi poi che utenza c'è su queste strisce. Perché c'è una scuola, c'è un asilo, una scuola, quello che è. Scuola primaria di Chimera e scuola dell'infanzia Filippo Lippi. Quindi il passaggio pedonale va spostato qui. E logicamente. E il preavvertimento rosso di qua e di là va fatto prima. E al posto di questo ci va fatto il proprio. Cioè tu dici quindi che hanno sbagliato, perché anche là è rosso, vedi? Sotto si vede. Perché così marciapiede. Sicuramente prima era così. Poi hanno fatto questo lavoro di qua. E però le strisce lasciate di là. Ha messo i paletti sul marciapiede e le strisce sono state dalla parte opposta. Impedite di poterne usufruire perché c'è quel paletto e quindi la gente non può entrare nelle strisce. Bah. Chi sarà? Una cosa bizzarra. Tra l'altro guarda che bella buca che c'è lì. Se può venire. No, dico poi. È stata asfaltata via Romagna. Romagna? Sì, qui di dietro, che era abbastanza buono, non c'erano questi problemi. Ha visto via Fiorentina le condizioni? Che è una strada super trafficata. Ha fatto via Romagna e via Fiorentina è tutta una buca. Bah. E anche qui abbiamo visto che insomma quanta buca non. La previsione forse ci sarà. Comunque qui in questa sala sono tutte gialle, sono tutte temporanee le strisce anche lassù. Non dice il lavoro in corso. Anche qua giù. Sì, non. Però non sembrerebbe che ci siano questi lavori in corso. No, assolutamente. Cantieri non ne vediamo. Cantieri non ce ne sono. Vice sindaco, chiediamolo. Tra l'altro avremo in trasmissione. Tante glielo chiedi, glielo chiederei. Glielo chiederei. Tutte queste strisce. Glielo faremo. Che ti piace essere visto in comune a Palazzo Cavallo? No, per carità, no, ma soltanto che lo vedano, così a me si rendono conto e intervengono subito sul problema, certo. Visto che sono celeri, perché in effetti ci hanno dato delle risposte molto importanti. E quindi salutiamo anche. Salutiamoli anche. Va bene. Vai, ci vediamo domani. Ciao.